In quel tempo Gesù chiamò i dodici e incominciò a mandarli a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. Ordinò loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il viaggio, né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa, ma calzati solo i sandali, non indossassero due tuniche. Diceva loro: entrate in una casa, rimanetevi fino a che ve ne andiate da quel luogo. Se in qualche luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno, andandovene scuotete la polvere di sotto ai vostri piedi, a testimonianza per loro. E partiti predicavano che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo. Proprio all'inizio di questo anno pastorale che ci ha lasciato questo invito, no? Battezzati e inviati, per dire come oggi il cristiano esce, va, ecco, diventa un migrante, lo è sempre stato, Gesù Cristo stesso, la sua parte, cioè, è stato migrante in mezzo a noi. Noi invece proviamo a fare guerra ai migranti, perché stiamo piazzati, stiamo fermi, stiamo soli, stiamo consolidati nelle nostre, io chiamo scheme, potete chiamare come volete, nelle nostre strutture, nelle nostre modalità. Vedete com'è significativa, no? Non prendessero nulla per il viaggio, tranne il bastone. Il bastone è una difesa, serpente, cose, si possono incontrare, ed è anche un appoggio, perché il cammino è lungo. Né pane. Cosa mangeremo? Cosa berremo? Né bisaccia. Bisaccia contiene, no? È il conservare per sé qualche cosa. Né denaro nella borsa. Ma calzati solo i sandali, non indossassero due tuniche. E anche il vestito, i ricambi. E anche questo. Però i sandali sì. Cammina è faticoso, è duro, per i santi ci vogliono. Entrate in una casa, rimanetevi finché ve ne andate da quel luogo, non girate di casa in casa, si fa spostamento, dobbiamo fermarci, dobbiamo girare, dobbiamo evangelizzare tutte le case, solamente diventa facile trovare chi ti applaude, allora andiamo. Mantenere, ecco, questa, come dire, autoreferenzialità. Se in qualche luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno, andatevene, lasciate la polvere dei vostri calzari a testimonianza, se siete lo sa. O se l'è voluto prendere la parola, se la prese, chi no, se lo piace lui. E partiti predicavano che la gente si convertisse. E qui diventa complicato. Ma che cos'è sta conversione? Predicavano affinché si convertissero. Cos'è la conversione? Forse anche se noi vogliamo, possiamo spiegarlo con quello che ci viene detto dopo. Scacciare i demoni, guarire gli infermi. La conversione è questa, vedete, allontanare il male. Perché se si allontana il male già si porta il bene. Guarire gli infermi significa avere premura, attenzione verso